per l'uso terapeutico della cannabis. Emergenza profughi. Sostegno a imprese colpite da calamità. Il 9 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che prevede l'uso terapeutico della cannabis. La seduta è proseguita con le comunicazioni del Presidente della Giunta sull'emergenza profughi, su cui si è aperto un dibattito con gli interventi di tutti i gruppi consiliari. In copertina. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che permette l'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici. Il principio attivo per il trattamento, in ambito sia ospedaliero che domiciliare, si è ritenuto indispensabile dai medici e a carico del Servizio Sanitario Regionale. La legge prevede una spesa di 200.000 euro per la ricerca e consente l'avvio di azioni sperimentali o progetti pilota con soggetti autorizzati per la produzione di preparazioni a base di canapa. Il 9 giugno il Presidente della Giunta regionale ha svolto una comunicazione all'Aula sull'emergenza profughi chiesta dal capogruppo di Forza Italia. Chiamparino ha ricordato che la conferenza dei presidenti di regione nel 2014 ha stabilito di equilibrare la presenza dei profughi sul territorio e che per essere più incisivi in Europa deve esserci un fronte italiano compatto. Dopo un ampio dibattito in aula ha chiuso i lavori l'intervento dell'assessora all'immigrazione. La seconda commissione opere pubbliche si è riunita in sede legislativa per esaminare la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi. Il provvedimento propone l'istituzione di un fondo regionale presso Finpiemonte, cui le imprese possono accedere per ripristinare i danni causati da eventi meteorologici e riprendere l'attività. Dopo un ampio dibattito, il provvedimento è stato rinviato ad altra seduta.